Hola Rockers, oggi nuovo video di Harp on the Road. Siamo in una location fantastica, ovvero il Castello Sforzesco di Vigevano. Stasera si suona, vi faccio un po' di riprese per farvi capire. Tra l'altro una cosa fighissima, ho interamente a disposizione il Castello Sforzesco, non c'è nessuno, cioè rarissimo come evento. Perché? Perché è tutto ancora chiuso, ovviamente stiamo montando per fare il soundcheck. Ci vediamo fra un po' con un po' di consigli. Innanzitutto grazie per il tanto interesse che avete dimostrato per Harp on the Road, mi sono arrivati un sacco di messaggi, il nome vi piace, qualcuno mi ha proposto una sigla diversa, perché la mia sigla classica è quella che usiamo per tutti i video, mentre Harp on the Road potrebbe avere una sigla nuova. Ci devo pensare, anzi seguitemi su Telegram che vi mando un po' di opzioni, anzi facciamo così, io vi mando le opzioni e la sigla la scegliete voi. Consigli on the road per l'armonica: innanzitutto io vi consiglio di seguire sempre il vostro suono. Sembra una cosa banale da dire, ma se avete un buon suono bastano davvero poche note per rendere la canzone interessante e bella. Se si ha un suono così magari sì, ma riesce a fare magari qualche assolo o magari anche impegnativo, ma con un suono che non è proprio il top non è proprio bello da sentire. Una delle cose che vi verranno sicuramente dette dopo un live è: mazza, oh, ma che polmoni che devi avere, quanta aria ci vuole per suonare l'armonica. Ecco, torniamo subito su questo argomento. Rockers, l'aria per suonare l'armonica non deve essere tanta, ma deve essere con la giusta pressione e con la giusta quantità nello strumento. Questo perché, essendo uno strumento ad ancia libera, se buttiamo troppa aria nello strumento l'ancia si blocca e viene fuori un suono molto arioso, mentre noi vogliamo un suono bello, carico di volume e carico di armonici. Quindi consiglio prêt à porter: usate la metà della vostra capacità polmonare per andare a compensare l'aria che entra con l'aria che esce. Altro consiglio che vi posso dare quando iniziate a studiare l'armonica o comunque anche come riscaldamento è quello proprio di abituarvi ad andare a scegliere suono singolo e suono aperto, nel senso sotto forma di accordo. Quindi provate proprio a fare un esercizio di questo tipo, vedrete che le vostre memorie muscolari diventeranno super allenate. Un buon esercizio ad esempio è aspirare, soffiare sul singolo foro, ad esempio su un 2, e poi fare la stessa cosa con un accordo. Questo esercizio ovviamente lo potete rendere ancora più difficile andando ad alternare suono chiuso a suono aperto, suono chiuso a suono aperto. Sempre più difficile, un suono chiuso, un suono aperto, un suono chiuso, un suono aperto. Oppure al contrario, un suono chiuso, un suono aperto, un suono chiuso, un suono aperto. Provateci, mi raccomando, il suono deve essere sempre bello, ricco e carico di armonici. Questo perché? Perché è uno strumento, l'armonica, che vuole nella stessa frase suoni singoli e suoni sotto forma di accordo, come si può sentire ad esempio nella mia sigla. Ci sono suoni singoli e ci sono suoni aperti. Questo è un ottimo allenamento. Rockers, per i saluti finali vado da un'altra parte perché stanno passando comunque persone che portano cose e poi al sole mi sto sciogliendo. Oh, mamma mia, si sta un pochino meglio qua all'ombra, magari ecco mi metto così mi vedete un po' meglio. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto se riuscite a sentire col soundcheck dietro di me, ma fate sapere cosa ne pensate di questo argomento e soprattutto se vi riesce questo scambio fra suono singolo e suono sotto forma di accordo. Mi raccomando, perché è molto 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 importante.
Per questo video di Harp on the Road è davvero tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Riuscite a fare questo esercizio di scambiare la nota singola con la nota sotto forma di accordo? Se avete domande, dubbi, chiarimenti, richieste, qualunque cosa, scrivetelo qua sotto nei commenti. Vi risponderò il prima possibile e tenterò di fare anche i video richiesta da parte vostra. Naturalmente, se questo video ti è piaciuto, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Vi invito, se non siete ancora iscritti alla famiglia Telegram, iscrivetevi, Lucignolo Academy. Quindi faremo sondaggi, pubblicheremo foto backstage, anzi adesso vado a fare un po' di foto nel backstage e le pubblico in quel di Telegram, e anche per partecipare a tutte queste iniziative, per scegliere il nome del video, fare richieste, insomma, famiglia di Telegram, vi voglio bene. Se poi invece volete fare un salto sul mio sito, questo è il mio sito, stefanolucignolo.com. Potrete così iscrivervi alla mailing list, è totalmente gratuita e rimarrete aggiornati sempre via mail sul magnifico mondo della 10 fuori. Se poi vorrei prendere una lezione online con me, potrai prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale, più o meno con queste tempistiche. Ciao!